Welcome to Miro TV! Ragazzi, siamo qui a parlare dell'ultima puntata di Monday Night Raw. E ragazzi, ieri ho pubblicato un video con i pronostici gameplay tra Roman Reigns e Jinder Mahal, lo scontro che vedremo al Money in the Bank Ladder Match. Non so se vi è arrivato a feed, quindi ve lo ricordo così. Tuttavia, partiamo proprio da Roman Reigns e Jinder Mahal. Dai, non seguiamo la card, parliamo di quello che hanno fatto, ovvero Jinder Mahal che ha sfidato Roman Reigns, almeno su Twitter. Poi quando se lo ritrova davanti a Raw, manda avanti il suo buon Sunil. Addirittura sembrava che stesse introducendo Great Khali, invece no, introduce Sunil, quello cazzo lo si chiama. E fanno quel brevissimo match dove Roman asfalta Turing. Poi Mal prende il suo posto, cioè più che altro dopo il match Mal va a saltare Roman Reigns, cosa che forse si aspettava da Sunil. Alla fine però una tattica del Jinder Mahal è abbastanza buona, la verità. Ragazzi, è davvero poca roba, però mi è piaciuto Jinder Mahal in questa puntata, mi è piaciuto il modo in cui è riuscito a fregare Roman Reigns. Ti è piaciuto? Ragazzi, sì, mi è piaciuto perché alla fine Jinder Mahal ha fatto il suo lavoro da heel, ha fatto quello che farebbero i buonissimi heel. Lui faticherà sempre, secondo me, ad avere un buon occhio di riguardo dai fan, perché ha uno stile tutto suo, soprattutto per come lotta. A livello dei promo, secondo me, è abbastanza buono, si sa contraddistinguere da altri atleta heel, però il modo di combattere difficilmente può piacere a questa generazione, a questo pubblico abituato a vedere poi un main event. Adesso prendo per esempio il main event, no? Ci abbiamo avuto Finn Balor contro Braun Strowman contro Kevin Owens contro Bobby Roode, tralasciando quest'ultimo che forse è un po' in ombra ultimamente. Però è stato un grandissimo match di altissimo tasso tecnico, abbiamo visto davvero tanta tanta roba, addirittura abbiamo visto Bobby Roode fare comunque la sua Glorious DDT a Braun Strowman, abbiamo visto lo Sling Blade di Finn Balor, di Strowman stesso. C'è chi dice in certi forum del wrestling, ragazzuoli, che Braun Strowman non sa incassare. Io gli dico: guarda questo match, guarda questo cazzo di match, ha incassato di tutto e di più. È incredibile però che la WWE non lo faccio a schienare dopo aver preso praticamente tre finisher, quando poi arriva Lesnar che fa un F5 e muore. Cazzo, Roman Reigns 4-5-5, ci è voluto per buttarlo giù. Non ha senso, io continuo a dire che quello che ho visto dovrebbe essere meno. Gli incontri da Brock Lesnar e Roman Reigns non hanno proprio senso a livello di lottato, a livello di storyline. Niente di niente di niente. Visto che stiamo parlando di questo, stiamo parlando comunque del main event, davvero tanta tanta roba, mi è piaciuto davvero molto, anche da come ne sto parlando, ovviamente si è capito. Vince Braun Strowman, che poraccio si è preso di tutto e di più, Frog Splash, mosse finali, addirittura agguati contro lui 3 contro 1. Alla fine però il mostro vince e convince, anche se io sinceramente avrei fatto vincere Kevin Owens. Ma di solito chi vince poi questi match al Money in the Bank non vince mai. Io continuo a dire sta cosa, poi può essere che va a vincere Samoa Joe, può essere che va a vincere Braun Strowman, può essere che vince Finn Balor. Secondo me stanno un po' puntando su Kevin Owens. Un Kevin Owens che mi sta piacendo molto a livello di microfono, ma la sua gestione fatico a capirlo. Questa settimana è stata molto buona. Ha cercato per mettere contro Braun Strowman, Finn Balor, Bobby Roode prettamente face, e qua invece sono diventati prettamente heel. Hanno provato agguati su agguati. Alla fine, però, ha vinto il super mostro, ha vinto lui. E spero ovviamente che possa vincere a Money in the Bank, cioè da suo tifoso. Spero vivamente. Ma ragazzi, io continuo a dire che Braun Strowman non ha bisogno assolutamente di una valigetta per andare contro Brock Lesnar. Attualmente di Raw, chi avrebbe bisogno di una valigetta potrebbe essere proprio Kevin Owens, potrebbe essere proprio forse Finn Balor, anche se Finn Balor ha uno status che gli permetterebbe anche di andare a sfidare Brock Lesnar uno contro uno, magari in versione da demone. Quanto cazzo ci vuole a fare una storyline decente così? Invece no, quindi speriamo bene, spero che il match a Money in the Bank sia quantomeno bello, perché alla fine ci sono atleti molto molto interessanti. Il vincitore potrebbe essere anche un colpo a sorpresa, ne parleremo comunque meglio nei pronostici. E ora centriamoci su un altro match importante che ci sarà a Money in the Bank: Elias contro Seth Rollins. Allora, ragazzi, più passano le settimane, più leggo notizie in merito al regno di Seth Rollins. A me non piace spoilerare nulla, ma alla fine, più che spoiler, io penso siano soltanto dei ragionamenti che mi piace fare a me. Abbiamo sentito che potrebbe tornare Dean Ambrose, abbiamo sentito che potrebbe tornare Jason Jordan, abbiamo sentito che potrebbero fare rivalità con Seth Rollins. Seth Rollins a questo punto è scontato che non arrivi a SummerSlam per il titolo universale.
cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra. Non sta né in cielo né in terra perché Seth Rollins, ragazzi, da mesi e mesi a questa parte è la superstar di Raw, è la superstar della WWE, è la superstar che la compagnia ci dovrebbe puntare. Cazzarola, com'è possibile che non lo mandi contro Lesnar e mi rimandi probabilmente Roman Reigns, o addirittura se era pensato a Lesnar, ma fortunatamente, com'è possibile? Seth Rollins, ragazzi, ok, potrebbe battere Elias a Money in the Bank. Mi dispiacerebbe per Elias, sinceramente, perché se uno deve arrivare a SummerSlam Continuo Intercontinentale è lui, ma non perché Rollins non se lo merita, ma bensì perché Rollins merita di andare a vincere il titolo universale a quel pay-per-view. Ragazzi, è incredibile che una WWE si sia intestardita. Noi probabilmente manderanno Jason Jordan o Ambrose contro Seth Rollins, capirai, sì, grande storyline, ma che cazzarola significa? Che mi significa? Allora, a questo punto avete preferito vedere un turn heel di Roman Reigns da anni che ne so, di Ambrose che torna, di Seth Rollins, cazzarola, quello avrebbe avuto senso, me lo mandi così, non che mi fa rimanere sempre Rollins perché devo aspettare il ritorno di qualcuno, no ragazzi, per quanto possa voler bene a Ambrose Hill, un eventuale Ambrose Hill mi piacerebbe anche se vi ripeto, secondo me sarebbe stato molto meglio portare Roman Reigns da Hill, ma qua i ragionamenti ci siamo fatti ormai un po' tutti, abbiamo capito che Roman manco quest'anno tornerà, ma di questo ne so certo. E niente ragazzuoli, c'è stato un bel segmento comunque tra Elias e Seth Rollins, stanno mandando avanti questa storyline. Però se da quanto ho capito tutto durerà un mese, da come si stanno leggendo notizie, tutto durerà soltanto un mese. Io ci rimango male ragazzi, ci rimango male perché vi ho detto, ho fatto anche un video sopra, mi piacerebbe arrivare a dopo SummerSlam, puntata dopo SummerSlam con Elias campione intercontinentale e Seth Rollins campione universale, pochi cazzi. Parliamo un po' delle Divas ragazzi, parliamo un po' delle Divas che in questa puntata si sono prese davvero una grandissima fetta di Raw e forse anche per questo è stata una buona puntata perché praticamente dopo il segmento iniziale che non vi ho detto, se non ecco, Baron Corbin ragazzi si è fatto pelato, ditemi la vostra nei commenti se vi piace più pelato o con quei capelli brutti che c'aveva prima, alla fine non è che cambierà più tanto, c'è stato un segmento dove tutti i partecipanti al Money in the Bank, sia maschili che femminili di Raw, stavano sulla scala, ovviamente chi faceva parte della Mixed Tag Team, bla 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 bla, stavano vicini, infatti Sasha e Finn Balor stavano vicini, Braun Strowman e Alexa stavano vicini. D'altra parte l'hanno messo un po' alla cazzo di cane. Alexa che è andata a dire che lei sa già chi vincerà, ovvero Braun Strowman. Ovviamente Sasha ha detto no, per me vincerà il mio partner Finn Balor. Vabbè, cazzate del genere. Alla fine però tutto questo segmento di tutte che si proclamano vincitrici a destra e a sinistra. E guarda caso, è proprio la stessa Natalia con un piccolo infortunio a vincere il match che c'è stato dopo. Un match davvero buono, le Divas hanno fatto un'apertura davvero molto buona di Raw, me lo sono seguito molto molto volentieri, fatto sta che forse siamo andati un po' troppo per le lunghe, anche perché c'è stata mi pare una pubblicità ed è davvero durato tanto, l'unica che non mi è piaciuta guarda caso la vincitrice, cioè, è assurdo, cioè non dico che Natalia abbia fatto schifo, no assolutamente, ma mi viene da pensare a un Sasha che fa un senton dal paletto, è Alexa che si comporta da grandissima heel durante tutto il match, la stessa Ember Moon che tira fuori manovre su manovre e prestazioni davvero sempre più buone ogni puntata di Raw, alla fine c'è Natalia che è stata quella un po' che è rimasta in disparte, sì, diciamo così, perché non è che abbia fatto chissà cosa, mi ricordo solo lei che tira giù Divas dal paletto, però nient'altro. Alla fine fanno vedere che lei comunque è quella che è più vecchia, quindi c'ha anche più esperienza e può vincere questi match. Però se torniamo al ragionamento che vi ho fatto prima, chi vince sti match, quando vince, e fu così che vince Natalia, sicuro, vince Natalia Money in the Bank, sicuro. Restiamo al capitolo Divas, ragazzi, e parliamo di Nia Jax contro Ronda Rousey, un altro face-off, un face-off che mi è piaciuto, però, ragazzi, io fatico a capire che ruolo deve avere Nia Jax in questa rivalità, in questo feud, cioè, prima sembra heel, poi rifà la face, poi rifà la heel, poi fa la twin, poi fa la face. Ma che cazzo mi sta a significare Nia Jax in questa versione? Ronda Rousey è la face, questo è poco ma sicuro, amatissima dal pubblico, fa discorsi davvero molto buoni, lei dice che è Ronda Rousey quindi può battere chiunque se lo vuole perché lei si impegna, bla bla bla. Nia Jax a volte si pavoneggia, a volte dice io sono di qua, sono di là, ma alla fine, cioè addirittura lancio una frecciatina a Stephanie McMahon, dice lei è una part-timer, io sono Nia Jax, io combatto sempre. Ecco, proprio su Stephanie McMahon, ragazzi, io vi invito a dirmi la vostra nei commenti, perché vi dirò la verità, nei pronostici forse farò un discorso un pochino più lungo, ma tra Nia Jax e Ronda Rousey al Money in the Bank,
per me potrebbe esserci il suo zampino, perché se Nia Jax va a perdere il titolo a Money in the Bank, mi incazzo un pochino, perché a parte che secondo me non avrebbe senso, se davvero Nia Jax dovesse perdere il titolo, lo dovrebbe perdere a SummerSlam, no a Money in the Bank, perché SummerSlam è il pay-per-view più importante dell'estate e lì sarebbe stato, sarebbe una consacrazione importante per Ronda Rousey. Money in the Bank alla fine è un pay-per-view transitorio per le superstar che non fanno parte dei due Money in the Bank ladder match, o almeno secondo me. Ditemi la vostra nei commenti, io rimando il mio giudizio ai pronostici che farò insieme a Peonia, e ora vi torno un po' a parlare delle categorie tag. Non parlo, ragazzi, di No Way Jose contro quel poraccio di Hawkins, che però mi sta a fa proprio pena, mi sta facendo proprio pena. Spero che prima o poi riesca, cazzo, a fermare questa streak. Dico solo questo, commento solo così il tutto e torno a parlare dei tag team, perché i B-Team hanno battuto Slater e Rhino, match mediocre e brutto, e alla fine arrivano i Deleted of World, fanno un grande promo, secondo me sanno intrattenere, sono bravi, per me ci sarà la distruzione totale. E fu così che... No, stavolta è impossibile, ragazzi. I Deleted of War non possono perdere contro il B-Team. Ok che quelli sembrano restabili, ma chi cazzo non hanno affrontato queste settimane? Cioè, parte scherzi. I Brisango, ragazzi, prendono botte a destra e a sinistra. A me dispiace, perché io ho una grandissima considerazione di Fandango, scusate, e Tyler Breeze. Però non vincono un cazzo, non riescono, cioè fanno pure dei buoni segmenti. La Fashion Police sono stati stupendi, secondo me. Li stanno perdendo contro di tutti, addirittura... Qua giobbano clamorosamente, secondo me, a Drew McIntyre e Dolph Ziggler. Hanno fatto il loro match, quindi non è comunque un job vero e proprio, però. Sono rimasti lì come salami a farsi di guardare questi. A me dispiace tanto, perché potenzialmente Tyler Breeze, ragazzi, è davvero tanta roba. Io mi ricordo il suo cammino a NXT, è stato davvero qualcosa di straordinario. Mi piaceva Lil, che era Tyler Breeze, ragazzi, in NXT. Mi piaceva davvero tanto. Tra l'altro è stato curioso vedere questa volta Dolph Ziggler Hill e Tyler Breeze Face, quando ci fu la rivalità. Non so se ve la ricordate, Dolph Ziggler Face e Tyler Breeze. Beh, tralasciando questo, mi dispiace davvero tanto. Poi Brisango, mi dispiace davvero tanto per la categoria tag, ragazzi, la categoria tag di Raw. Secondo me non è all'altezza di uno show che dovrebbe essere lo show A, ma SmackDown, ragazzi, lo show A. Io non so, chi dice il contrario secondo me non sta vedendo bene queste puntate di Raw SmackDown. Anzi, chiariamoci un attimo. Raw contro SmackDown, che se c'era NXT, era NXT lo show A. Assolutamente, ragazzi, assolutamente. Ultime due cose, ragazzuoli: Sami Zayn e Bobby Lashley. Io non so se parlarvi del segmento o parlarvi del finale. Per quanto sto provando pietà per Sami Zayn, ne parlo solo del finale, dove ha visto vincere lui che va a fare la sua finisher al faccione di Bobby Lashley, che è stato attaccato durante quel segmento, che doveva dimostrare chissà cosa. È stato attaccato. Ma di che cazzo parliamo, però? Money in the Bank si sa già che vince tra questi due, cioè la storyline è stata troppo brutta. Lashley ha incassato soltanto e si sa che al pay per view riprende, cioè, raga, manco mi ci voglio soffermare. Più che altro, ecco, stavo pensando un attimo a un altro segmento che c'è stato, no? Ronda Rousey contro Nia Jax, ci torno velocemente. Ma quando Ronda Rousey ha fatto la finisher a Nia Jax, perché è sfumato il gong? Ragazzi, io rimango allibito da questa cosa. Siamo però sul tema diva, se parliamo di Bayley contro Ruby Riott, la voglio chiudere così. Bayley contro Ruby Riott, non sono pazzito, anche perché io difficilmente riesco a seguire la card, però Bayley contro Ruby Riott secondo me merita comunque molta attenzione, perché è stato un validissimo match di wrestling. La chiusura è stata molto molto buona, abbiamo visto l'utilità che hanno Liv Morgan e la sua partner, però quando cazzo combatteranno quelle due? Ruby, ragazzi, secondo me merita quantomeno una title shot al titolo di Nia Jax. Questo lo sto dicendo da quando è arrivata a Raw. Mi è sembrato strano non vederla già per il titolo, perché comunque è una delle poche heel che convince, soprattutto quando Bayley e Sasha gli fanno quella storyline pesante. Nessuno dei due vuole tornare heel. Cazzo, mandaci Ruby Riott, che sta facendo secondo me un lavoro straordinario. Mi piace davvero tanto. Adesso vediamo un po' cosa combinano questa possibile rivalità tra Bayley e Ruby Riott. Ruby Riott vince questa contesa, e dopo aver vinto questa contesa attaccano insieme al suo team Bayley, e alla fine prende un pennarello e gli disegna una R sull'addome. Molto curiosa questa cosa, secondo me si evolverà ulteriormente il personaggio di Ruby, almeno lo spero, perché prima o poi
prima o poi voglio vederla contro la campionessa di Raw. Detto questo, ragazzi, io come al solito vi saluto, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Da me è tutto, too sweet!